Buongiorno e benvenuti, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova puntata di Un caffè con jsbar.it. Vi do il benvenuto a nome mio, Susanna Buca, coordinatrice dell'area performance, e vi presento anche Matteo Nobile, che condurrà l'intervista di oggi assieme a me e che è collaboratore sempre dell'area performance della nostra associazione. Soprattutto diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, il chitarrista Marco Cagliazza. E do subito la parola a Matteo per la sua presentazione. Grazie Susanna e buongiorno a tutti. Marco Cagliazza nasce a Napoli nel 1976 e inizia giovanissimo lo studio della chitarra classica, laureandosi con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Maiella di Napoli. Dopo aver vinto numerosi concorsi internazionali, ha intrapreso un'intensa attività concertistica, alternandola a quella di compositore ed arrangiatore. Tra il 2016 e il 2017 pubblica due album dedicati al chitarrista compositore paraguayano Agustín Barrios, medaglione antico, meritevole della prestigiosa Chitarra d'Oro per il miglior disco dell'anno al 22° Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria, e Agustín Barrios Complete Studies and Preludes, oltre alla revisione integrale di quest'ultimi pubblicati dalla casa editrice Ut Orpheus. Nel 2019 pubblica, in veste di compositore ed esecutore, il suo terzo disco Remembrance, seguito nel 2020 dai dischi Moon e Marco Cagliazza Plays Bach, con sue trascrizioni pubblicate dalla casa editrice Volonté & Co. Grazie Matteo per questa presentazione e come alcuni dei nostri ascoltatori sapranno, abbiamo l'abitudine di partire con una domanda un po' di rito che ci permette anche di porre in evidenza subito il lato un po' più personale dei nostri ospiti. Quindi, appunto, tu con Bach hai certamente trascorso decine e decine di ore, tanto da avergli dedicato un disco intero. Hai voglia di raccontarci un tuo ricordo particolarmente significativo legato alla musica di Johann Sebastian Bach? Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito. È veramente un piacere essere qui con voi. Allora, per quanto riguarda un ricordo della musica di Bach, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, insomma. Quando avevo circa 9-10 anni, ricordo che nei weekend mio padre metteva su i suoi vinili di musica classica e una volta rimasi colpito da quello che poi ho scoperto essere Glenn Gould, che eseguiva le variazioni Goldberg di Bach. Da quel momento ho capito che amavo la musica di Bach, ma anche che avrei voluto suonare il pianoforte, però non potevamo permettercelo. E quindi ho ripiegato, tra virgolette, sulle sei corde, visto che in casa avevamo alcune chitarre e mio papà era un chitarrista autodidatta. Grazie mille. Proseguo con la prossima domanda. Come accennavamo poc'anzi nella biografia, nel 2020 è uscito il disco Marco Cagliazza Plays Bach presso la casa discografica PVR Music. Ha voglia di raccontarci qualcosa in più su questo progetto, sulla sua nascita o sul percorso che ha portato alla realizzazione di questa registrazione? Allora, incidere Bach era nei miei progetti, era uno dei miei progetti, avevo nel cassetto già da un po' di tempo. L'anno scorso, il lockdown, che è stato ovviamente un evento drammatico, no? Per tanti punti di vista, ma dall'altro lato mi ha permesso di avere molto tempo libero, e soprattutto concentrazione, riflessione, e quindi ho deciso di incidere il disco con le musiche di Bach, ma soprattutto sono riuscito anche a realizzare le trascrizioni che poi sono state recentemente pubblicate dalla casa editrice Volonté & Co. Tra l'altro un'edizione veramente curata in ogni dettaglio, una bellissima pubblicazione. Ho finora pubblicato la trascrizione della Fuga 1001 e della Partita 1004 e spero e conto di riuscire a pubblicare entro fine anno anche la Suite 996. C'è anche un aspetto simpatico che mi piacerebbe raccontarvi. In ogni mio disco io inserisco sempre
una citazione matematica, un simbolismo nascosto, no? Ovviamente in un disco su Bach non poteva mancare una citazione, diciamo, matematica, più o meno celata. All'interno del Gigi Bach ho riportato anche il monogramma di Bach, il sigillo, il suo sigillo, no? Che è una corona con le iniziali JSB incrociate a specchio. In alto ci sono due file di gemme, 5 e 7. 5, 7 e 12, la somma delle gemme, sono dei numeri particolarmente importanti nella simbologia bachiana. Bene, il mio disco ha 12 tracce e dura 57 minuti e 12 secondi. Giuro però che i secondi, insomma, è stato casuale, diciamo, ho chiuso il master, è uscito tutto, però è una piacevole coincidenza che, insomma, mi sono tenuto con molto piacere, appunto. No, è una coincidenza incredibile, assolutamente. No, e poi è bello anche vedere, appunto, quando ci sono anche proprio frutti di questo lockdown, e appunto è anche fa sempre impressione vedere che la musica di Bach richiede anche una concentrazione tale, ma... Sicuramente. Poi, appunto... Ero indeciso tra due progetti, musica del Novecento, quindi Tasman, Rodrigo, Cassiano Tedesco, o Bach. E è stato quasi naturale procedere con Bach, perché veramente il momento è stato particolare. Era il momento giusto per farlo, era veramente il momento giusto. Quindi... Diciamo che sono riuscito a sfruttare questa situazione che era sicuramente drammatica da tantissimi punti di vista. Sì, no, è assolutamente interessantissimo vedere questo collegamento anche con il periodo e la musica incisa, appunto. Per fortuna, appunto, allora quindi possiamo dire c'è stato questo lockdown perché così abbiamo questo bellissimo disco. Parlando appunto del CD Marco Cagliazza Plays Bach, tra le composizioni che compaiono su questo disco, soltanto la suite BWV 996 era stata pensata da Bach per uno strumento a corde, il liuto. Accanto inserisci anche la sola fuga della sonata BWV 1001, che è generalmente eseguita dal violino, e sempre dalle sonate e partite per violino solo, partita BWV 1004 con la sua ciaccona finale. Come abbiamo detto tante volte, tuttavia, era uso al tempo di Bach appunto di eseguire medesime composizioni su strumenti differenti. E quindi, a tuo parere, come vengono esaltate le caratteristiche della chitarra suonando la musica di Bach? E quanto è importante tenere conto di tali aspetti nel lavoro di trascrizione? Secondo te, quali sono gli aspetti della musica di Bach che fanno sì che si presti particolarmente alle trascrizioni? Bene, in realtà anche la suite 996 non è per liuto, ma è stata scritta per lautenwerk, uno strumento simile al clavicembalo, ma con le corde del liuto. Quindi in pratica coniugava l'agilità tecnica e l'estensione di uno strumento a tastiera col suono morbido del liuto. Tal proposito, ho realizzato la trascrizione del preludio e presto di questa suite accordando la sesta corda in re, in modo da riuscire a mantenere l'estensione e la disposizione degli accordi, così come è nell'originale, perché a mio parere così alcune sezioni sono più profonde, no? più drammatiche. Certo. Poi mi chiedevi delle trascrizioni e quindi in realtà questo disco comprende non opere per liuto, prettamente per liuto, anzi poi ho preferito attingere dal repertorio violinistico perché ritengo che le opere per violino si adattino meglio all'idioma chitarristico. Le opere per violino spesso rappresentano una sfida incredibile per i violinisti, perché sono polifonie a tre, a volte anche a quattro voci, no? Veramente una cosa di difficile realizzazione, impossibile realizzare tre suoni contemporaneamente, ovviamente, col violino, mentre sulla chitarra riusciamo a rendere in maniera più fluida e chiara la condotta delle voci. Del resto anche, diciamo... Targa, a cui si fanno risalire le prime trascrizioni alla chitarra di Bach,
aveva appunto attinto dal repertorio violinistico. In particolare la Fuga 1001, di cui hai parlato prima, ho inciso la versione violinistica, trascritta per chitarra, ma la versione violinistica di quest'opera, anche se nel repertorio per chitarra è più famosa la Fuga 1000, che ci è arrivata a noi attraverso una intavolatura, però realizzata da un allievo amico di Bach. Questa versione però presenta numerosi refusi, ci sono delle asimmetrie, per cui si pensa che sia difficile che Bach abbia potuto approvare, no, questa trascrizione. Della stessa fuga abbiamo anche una versione per organo, preceduta da un preludio, anche questa però realizzata da altra mano. Quindi ho preferito, per la mia registrazione, avvalermi del testo originale, l'unico testo originale. Quindi la fuga presa dalla prima sonata per violino solo, che ci è giunta a noi attraverso il manoscritto autografo. Poi continuo con la stupenda partita 1004, quindi un'altra opera violinistica, che termina con la Ciaccona. La Ciaccona ovviamente è un brano che viene anche considerato indipendente, no? Rappresenta veramente il simbolo della profondità espressiva, del virtuosismo, no? È considerata una delle pagine più belle della storia della musica. Ma in realtà nella Ciaccona sono presenti tanti elementi che ritroviamo nelle altre danze. Basti pensare all'armonia drammatica della Sarabanda, oppure l'inizio dell'Alemanda lo ritroviamo nella terz'ultima battuta della Ciaccona. Incredibile come si crea un connubio, no? Un tratto d'unione, per cui ho preferito incidere tutta la partita armonizzando la prima parte, le prime quattro danze, e rendendo in pratica esplicite quelle che erano armonie nascoste, mentre la Ciaccona, diciamo, veramente intoccabile, era già perfetta così, e quindi è stata solo, come dire, diteggiata e in maniera più strumentale. Poi ovviamente sulla Ciaccona potremmo parlare per ore, no? Sul simbolismo di nascosto, sulle varie citazioni dei corali, ma addirittura nel titolo, già nel titolo è presente un piccolo enigma, no? La C rappresentata da un cerchio con la I al centro, no? Jesus, Gesù, le tre C che rappresentano Cristo, C, Cristo porta la croce, e quindi tante citazioni che veramente fantastico, non potremmo stare qui a parlarne per ore. Poi mi chiedevi su perché Bach si presta così alle trascrizioni, no? In realtà lo stesso Bach riadattava le proprie opere per altri strumenti. Abbiamo citato appunto la fuga 1001, anche per organo, oppure la partita 1006, sempre per violino, riadattata anche per liuto, o la suite 995, anch'essa per liuto, che deriva da una suite per violoncello, anche se ultimamente si creda che sia quella per violoncello che sia stata presa da liuto, ma qua poi apriamo un discorso che alla fine che non riusciamo poi a chiudere. Ecco. Sì, infatti è interessantissimo anche vedere come l'opera di Bach ricopra un determinato ruolo nel repertorio chitarristico. Noi conosciamo soprattutto, diciamo, da un punto di vista relazionale tra gli strumenti, a pizzico le composizioni di liuto di Bach che sono state poi trascritte per chitarra, e proprio Bach rappresenta in un certo senso un passaggio di discrimine, c'è un prima e c'è un dopo, e come ben sappiamo buona parte del repertorio della chitarra si sviluppa quasi un secolo dopo la morte di Bach, diciamo a partire dalla seconda metà dell'Ottocento in avanti. E dunque, quale può essere l'importanza di un compositore come Johann Sebastian Bach o della tradizione che circonda la sua opera nella formazione e nella professione di un chitarrista nel mondo odierno? Che cosa insegna Bach che un chitarrista non può prendere altrove? Bella domanda. Diciamo che non ci sono argomentazioni storiche che possano avallare l'esecuzione di Bach sulla chitarra, no? Del resto la chitarra come la conosciamo noi, come hai detto tu, si è sviluppata nella sua forma, si è stabilizzata, diciamo, nella sua forma
attuale all'incirca nella seconda metà dell'Ottocento. Poi in realtà l'argomento del legame tra liuto e chitarra è ormai anche superato, no? Perché non è più, c'è un legame veramente stretto tra questi due strumenti. Però io, ma non solo io, insomma, credo che la musica di Bach trovi un'aderenza strumentale sulla chitarra incredibile, a volte maggiore rispetto a opere scritte per chitarra ai giorni nostri, incredibile. Quindi io credo che la chitarra si esprime al massimo delle sue potenzialità proprio eseguendo la musica di Bach. Del resto tantissimi compositori come del Novecento, Castelnuovo Tedesco, Tasman, hanno dichiarato che il loro primo approccio alla chitarra è avvenuto attraverso l'ascolto di musiche di Bach eseguite sulle sei corde. Quindi questo. No, è estremamente interessante questa cosa. Infatti volevamo chiedere in merito all'altro degli altri dischi che hai inciso e che è dedicato alla figura di Agustín Barrios, il compositore e chitarrista del XX secolo che possiamo inserire nel lunghissimo novero di coloro che, tra le altre cose, si ispirano appunto da Bach. A tal proposito, si pensi appunto al preludio in do minore di Barrios, che evidentemente porta la memoria dei preludi bacchiani. E alla luce del tuo percorso artistico, in quale misura il lascito bacchiano traspare nell'arte di Barrios? E pur tenendo conto appunto della distanza spaziale e temporale, e secondo te per quali ragioni Barrios ha pensato proprio a Bach? Anche questa è una bella domanda. Allora, contrariamente a quanto si pensi, Barrios ha avuto un'istruzione corta, è cresciuto in un ambiente culturalmente ricco e stimolante, ha studiato composizione con un didatta italiano, tra l'altro di origine italiana, ha approfondito molto il repertorio barocco. Quindi nell'immaginario abbiamo questo Indios delle foreste del Paraguay, però in realtà Barrios ha avuto un'istruzione adeguata, per cui ritroviamo delle influenze bachiane nella sua musica in tantissime composizioni. Hai citato il preludio in do minore, io posso dire il preludio in sol minore, opera 5 numero 1, è incredibile, oppure lo studio in si minore che porta come sottotitolo omaggio a Bach. Poi di questo studio Barrios ha realizzato anche una seconda chitarra, proprio amplificando ancora l'idea di questo contrappunto, bellissimo. Ma anche in tantissimi studi noi ritroviamo una scrittura molto simile alle gighe e alle courantes di Bach, cioè quindi una composizioni monodiche ma ricche di polifonia implicita, nascosta, quindi proprio in stile veramente violinistico, se vogliamo. Poi mi chiedi se perché tanti compositori, no, si ispirano a Bach. Io ritengo che Bach rappresenti la bellezza oggettiva, che non si discute, la perfezione melodica, frasica, di struttura polifonica, condotta delle voci, ma anche matematica. È un po' quella che veniva definita l'arte totale, l'unione di musica, scienza e matematica. Grazie mille. Considerando la tua esperienza, maestro, di compositore ed esecutore di brani contemporanei che vedono coinvolti non solo strumenti acustici, con riferimento in particolare anche ad Arabesque Experience, qual è il tuo parere per quanto riguarda l'esecuzione di opere bacchiane su strumenti inusuali, anche di fronte all'importanza crescente della tradizione di prassi esecutiva storicamente informata? Ah, questa è una domanda che mi fanno spesso. In altre occasioni ho risposto anche in questo modo, cioè ad oggi non abbiamo testimonianze di Bach che dalla sua tomba ci dica come suonare la sua musica e su quali strumenti suonare.
Ovviamente scherzi a parte, suonare Bach richiede un'analisi profonda, una conoscenza armonica, frasica, veramente profonda, ma è molto importante anche, come dicevi tu, ascoltare grandi interpreti, eseguire la sua musica su strumenti originali. Questo è un aspetto, quindi con rispetto, sì, però senza lasciarsi incatenare, no? In preconcetti. Questo perché, dall'altro lato, Bach nella sua epoca è stato un innovatore, no? Con le sue composizioni riusciva a trascendere quelli che erano i limiti strumentali dell'epoca, e quindi era come se vedeva già nel futuro. Quindi chi ci dice che con i mezzi di oggi, con gli strumenti e le possibilità espressive di oggi, non avrebbe concepito un'esecuzione diversa rispetto agli stili della sua epoca? Questo è importante anche analizzare. Sì, infatti, assolutamente, è estremamente interessante anche, diciamo, la nostra associazione, forse da un lato, da un aspetto ovviamente diverso, ma cerchiamo anche noi di rendere la musica di Bach più vicina alle persone, più accessibile in una qualche maniera. E quindi, appunto, come avevamo già detto in apertura, puoi vantare di un'attività di performer e compositore estremamente varia e pur rilevante in entrambi i campi. E non è certo l'unico ad affiancare queste due professioni, ma va certamente detto che non si tratta di una scelta banale, e in entrambi i casi si rischia un po' di, diciamo, giocare col fuoco. E infatti sono veramente pochi, ancora oggi, le persone che considerano quella del musicista e del compositore una professione, anche se ovviamente tutti noi lavoriamo decine di ore al giorno. Quindi, accanto a questo, oggi a tutti coloro che vivono nella musica viene richiesto anche di essere esperti in management, in social media, nella comunicazione, nella sponsorizzazione di se stessi e nella creazione di collaborazioni virtuose. Quindi sostanzialmente non dovremmo dormire mai. Da questo punto di vista volevamo chiederti, JSBach.it nasce appunto dall'interesse anche di nel formare il pubblico dell'oggi e del domani e dall'idea di valorizzare ciò che già esiste, ma talvolta rimane sullo sfondo per i motivi di cui abbiamo parlato nell'ambito della produzione bacchiana in Italia. Quindi, alla luce di tutto ciò, come vedi il ruolo di un'associazione culturale come la nostra nel medio e lungo termine? E secondo te quali potrebbero essere gli aspetti più rilevanti, diciamo, dell'evoluzione del mondo culturale di cui la nostra associazione dovrebbe tenere conto? Questa è la domanda più difficile di tutte, ovviamente. Premetto che dormo pochissimo, quindi citando quello che hai detto tu prima, dormo veramente poco per riuscire a gestire un po' di cose. Vabbè, innanzitutto ci tengo a dire che sono solo da lodare iniziative come la vostra e quindi la vostra associazione. E poi, come dico sempre, anche l'ambiente didattico, dobbiamo cercare sempre di elevare il livello culturale, cercando di seminare anche su terreni poco fertili. E purtroppo oggi assistiamo anche nella proposta di alcuni festival o di stagioni concertistiche ad un adeguamento verso il basso, non so se mi spiego, no? Si cerca di accontentare l'utenza, mentre in realtà dovremmo, tra virgolette, educare all'ascolto le persone, cercando anche, prima hai parlato di collaborazioni, ecco, di non accettare collaborazioni che non sono in linea con i nostri principi, i nostri valori o quelli che sono i nostri obiettivi, no? La ricerca del, oggi veramente viviamo di like e di queste cose, una finta illusione di popolarità che non ha nulla a che vedere, come dice, con spesso, non sempre, devo dire, con la qualità artistica. Ed è molto difficile veramente riuscire
a mantenere, no, una propria idea, un proprio progetto. Però io dico sempre, se uno è sereno ed è onesto con se stesso e propone sempre cose di qualità, se dietro c'è un lavoro serio, poi sarà sempre riconosciuto. E mentre quello che può essere veramente un successo effimero, momentaneo, veramente lascia il tempo che trova. Ed effettivamente è difficile, la musica è ancora oggi troppo poco valorizzata, spesso troppo poco pagata anche, bisogna dirlo. E quindi in questo contesto assolutamente jsbach.it, quindi il vostro lavoro, è assolutamente un'opportunità incredibile. Quindi io vi auguro di continuare sempre così, sempre meglio, e di raggiungere sempre maggiori consensi, insomma, assolutamente, lo meritate in pieno. Grazie, grazie mille davvero per grazie. Questi consigli e per sì, questa visione ampia, appunto, sì, sul mondo culturale, possiamo dire. E quindi grazie per questa chiacchierata, siamo arrivati appunto al termine del nostro caffè, che è stato estremamente interessante. Grazie per averci dato queste prospettive sul mondo chitarristico anche. Salutiamo i nostri ascoltatori e vi diamo appuntamento a settembre per la prossima puntata della nostra serie Un caffè con jsbach.it, ma nel frattempo vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri canali, perché appunto abbiamo preparato degli highlight interessanti anche per quest'estate. Grazie e a presto. Grazie.